sforzo congiunto che ha portato le Camere di Commercio, la Regione e il GAL a siglare un protocollo d'intesa anche per questa edizione del Merano Wine Festival 2024. Che cosa dimostra, Presidente Ballone? Ma è un protocollo, a mio parere, importante che stiamo confermando anno dopo anno. Questo, a mio parere, è una congiuntura interessante da un punto di vista istituzionale, nel senso che le istituzioni che hanno pari competenze devono andare insieme, questo per il bene e per il supporto che possiamo dare alle imprese, perché comunque, come vedete, ci muoviamo con un unico stand, con un unico brand, e questa, soprattutto questa unione delle varie istituzioni, permette anche di avere un borsellino unico di spesa, più importante ovviamente, e quindi per le aziende c'è un abbattimento del costo di partecipazione molto importante, talvolta proprio vengono in maniera gratuita, e quindi questo è, come potete immaginare, è importante perché permette alle imprese di tastare anche determinati mercati e poter ampliare il loro portafoglio clienti. È un incentivo sicuramente questo che date, e come risposta dalle imprese abruzzesi sono sempre via via crescenti? Merano abbiamo confermato gli stessi dati dello scorso anno, addirittura c'è stata qualche azienda che si è aggiunta, e soprattutto adesso alle porte ci sarà anche Artigiano in Fiera, che sta avendo dei numeri molto, molto importanti anche rispetto all'anno scorso. Abbiamo dovuto ampliare di molto lo stand Abruzzo, questo anche per il Beat Milano che ci sarà a breve, ma soprattutto, ecco, sono comunque contenta di questa unione che stiamo facendo con il settore agricoltura, nello specifico con l'assessore Imprudente, perché voi sapete che oltretutto l'agricoltura e tutto il food comunque rappresenta circa il 20% del fatturato del PIL Abruzzo, e quindi è una voce particolarmente importante. Per il progetto Abruzzo Sostenibile al Merano Wine Festival è presente anche Legambiente Abruzzo. Quanto è importante l'attenzione alla sostenibilità ambientale che in questi tempi è così richiamata da più parti? Oggi la sostenibilità è centrale perché attraverso la tutela ambientale e la conservazione possiamo vincere la lotta ai cambiamenti climatici che sono in atto e che purtroppo penalizzano uno degli aspetti centrali, che è proprio la nostra agricoltura. Basta vedere la siccità di quest'anno. Con la Regione Abruzzo abbiamo avviato questo progetto da 3 anni sul tema delle filiere, sull'Abruzzo sostenibile, quindi come rendere più sostenibili le varie filiere nei loro singoli segmenti. E questo progetto lo stiamo portando avanti e di anno in anno lo rinnoviamo qui a Merano. Allegarvi ancora di più a doppio filo a Merano, alla città di Merano e al Merano Wine Festival, è anche l'iniziativa Ventricine e Bollicine. In che cosa consiste? Sì, è un'iniziativa che coinvolge la Costa dei Trabocchi e che vede tra l'altro come responsabile di giuria il patron del Merano Wine Festival. Quindi un connubio che abbiamo messo in campo sul tema della valorizzazione delle nostre tipicità, ma anche sul tema dell'innovazione e della valorizzazione ambientale. E quest'anno saremo presenti appunto a Merano con una degustazione, con uno show cooking su questo prodotto tipico della Costa dei Trabocchi, e anche con l'aperitivo nostro classico e ventricine e bollicine, per mettere al centro le bollicine d'Abruzzo e quindi valorizzare ulteriormente questo prodotto che fa parte di una produzione importante, che è quella vitivinicola della nostra regione. Tra i premiati al concorso The Wine Hunter qui al Merano Wine Festival, che appunto premia le eccellenze in termini di alta qualità, anche una cantina abruzzese, Cantina Orsogna. Che premio rappresenta questo per voi? A noi è molto importante, questo è un progetto di selezione di un vitigno a noi molto legato, che è Pecorino, vinificato nel 2013, poi affinato in botte da 6 anni in bottiglia, quindi un prodotto a cui teniamo tantissimo. Terre di Chieti IGT, Orsogna, in provincia di Chieti, Bio Cantina Orsogna come cantina, che produce pecorino ormai dal 95, quindi sono 30 anni che coltiviamo questo vitigno. Voi, come presenze qui al Merano Wine Festival, questo non è ovviamente il primo anno
che partecipate? No, sono diversi anni, abbiamo dei riconoscimenti sia per i prodotti ma anche per la qualità dei progetti che facciamo in Cantina Orsogna. Quanto è importante per un'azienda come la vostra partecipare a questo genere di kermesse? È un bel palcoscenico sia per la rete nazionale delle vendite ma anche per l'estero. A ricevere più di 95 punti su 100 al The Wine Hunter qui al Merano Wine Festival anche l'azienda Yashin Marchesani. Con quale prodotto? Buongiorno a tutti, è Janù Montepulciano d'Abruzzo, è il nostro vino di punta, il vino a cui tengo tantissimo perché porta il nome di mio padre. Infatti Janù è il nome dialettale di mio padre, è un Montepulciano 100% che fa un doppio affinamento in barrique, quindi un vino da vendemmia tardiva molto particolare, quindi vino fantastico. Il Merano Wine Festival vi vede protagonisti da oltre 10 anni, che tipo di vetrina è questa per voi? Beh, senza ombra di dubbio è una delle vetrine più in a livello italiano e se non a livello mondiale. E Merano è una città bellissima e quindi questo evento veramente rappresenta una delle eccellenze italiane come manifestazione. E, che dire, sono più di 10 anni che partecipiamo a questo evento e ogni anno cerchiamo di arrivare al massimo riconoscimento che è il platino. E quest'anno ce l'abbiamo fatta finalmente.